Beh, ragazzi, siamo qui oggi riuniti in camera mia perché ho avuto il piacere di collaborare con uno youtuber più giovane di me, come avete letto dal titolo. Oggi sarà l'intervista a Supermanuel 1996. Io non ti chiamerò Supermanuel 1996 perché il nome Supermanuel 1996 per me è troppo lungo. Quindi non ti chiamerò Supermanuel 1996 perché io ti chiamerò solo Manuel. Quindi Manuel saluta chi ci segue. Innanzitutto voglio salutare te in mezzo e ti ringrazio per questa opportunità. Secondo voi saluto tutti i tuoi iscritti che stanno vedendo questo video e tutti i miei iscritti che stanno vedendo questo video. Da dove hai preso il nick Supermanuel 1996 e come ti chiami veramente? Ah, innanzitutto il mio nickname è uno dei nickname più facili della storia, perché l'ho creato quando ero pi molto piccolo. L'ho creato perché appunto volevo mettere mi piace, commentare, e l'ho fatto molto sbrigativamente. Cioè, ho preso un supereroe a cavolo, cioè Superman, e l'ho sostituito col mio nome Manuel 1996, perché appunto YouTube c'era già un altro utente con il nome Supermanuel e ho dovuto per forza mettere la mia data di nascita. E comunque il mio secondo nome su YouTube sarebbe Nels Inside, cioè appunto il nome del mio canale. Poi nella vita reale io mi chiamo semplicemente Manuel De Perché hai aperto un canale YouTube? Gandia. Beh, ho aperto un canale YouTube con la spinta di un mio amico. Appunto questo amico faceva dei video con After Effects, effetti speciali e così via. E preso dalla fantasia, diciamo, sono sempre stato appassionato di effetti speciali, ho, diciamo, rispolverato il mio vecchio canale che avevo creato tantissimi anni fa. E inizialmente cominciavo a fare video con effetti speciali, sparatorie e così via. Un po' tutto amatoriale, ma comunque credo che mi riuscivano abbastanza bene queste cose. Ma subito dopo poi ho cominciato a dire: beh, ma perché non fare una cosa un po' più personale che la gente segua e che tratti di un argomento specifico? Ho detto: beh, parliamo di videogiochi, cioè la mia più grande passione sono sempre stati i videogiochi. Quindi ho iniziato a parlare di videogiochi sul mio canale, appunto. Ti sei ispirato a qualcuno? Ovviamente molto logicamente Jim. Segui altri youtubers, magari italiani, stranieri, giapponesi, non lo so, dimmi. Altri youtubers che seguo stranieri sono PewDiePie e seguo anche molto Tobasket, o Tupuscus, non so come si pronunci. E di italiani invece seguo Yotobi, Farenz, logicamente Jim, come ho detto prima appunto. E parliamo di videogiochi. Poi ce ne sono molti altri, ma perderei troppo tempo a dirli tutti. Qual è stata la tua prima console? Beh, la mia prima console è stata la PlayStation 1. E con il mio primo gioco che è stato Pandemonium, che ancora devo recensire sul mio canale, ma ce l'ho in progetto. E adesso che console possiedi? Beh, adesso ho la PlayStation 3, la PlayStation 2 e la mia vecchissima PlayStation 1. Un tempo avevo anche un Xbox, ma purtroppo mi si è rotta. Cosa pensi di PS4 e Xbox 720? Io personalmente penso che non le voglio. Non le voglio, voglio restare alla mia PlayStation 3. Cara, ti amo. Ciao. Beh, dipende, perché Xbox 720 e PlayStation 4 secondo me sono una cosa troppo in avanti. Beh, già abbiamo la nostra amatissima PlayStation 3 e le nostre amatissime Xbox 360. E adesso non ce la vedo proprio una PlayStation 4, perché comunque sono macchine potenti queste console. E secondo me dovrebbero anche essere ancora sfruttate. E poi alla fine, secondo me, una PlayStation 4 e Xbox 720 avrà in più solamente la grafica. Niente di più. Qual è il tuo genere di videogioco preferito? Beh, questa è una domanda difficile. Il mio genere di gioco preferito è un po' l'horror. Mi piacciono molto anche i giochi di ruolo, ma non i giochi di ruolo alla Final Fantasy. I giochi di ruolo con un po' più di azione, come ad esempio Dark Souls, Oblivion, Fallout e così via. Qual è il tuo videogioco preferito? Ne ho molti di giochi preferiti, a dire il vero. Però quello che mi è piaciuto di più di questa ultima generazione è indubbiamente Dead Space, il primo e il due. Qual è, se ce l'hai, la tua casa produttrice?
preferita. Io non vedo molto le case produttrici, io soprattutto vedo i giochi e che cosa sfornano alla fine. Perché può essere anche che ad esempio facciano un gioco bello ma che abbiano dietro un milione di cagate fatte prima. Quindi molte case produttrici fanno dei giochi belli e dei giochi brutti, e di conseguenza non ne ho una preferita. Secondo te il gioco dell'anno è già uscito o deve ancora uscire? Beh, non ne ho la più pallida idea. Comunque, se The Last of Us uscirà quest'anno, che non mi ricordo la data di uscita, quello per me sarà il gioco dell'anno. Fammi una top 5 dei giochi consigliati da te. Beh, se devo proprio fare una top 5, beh, metto al quinto posto Mass Effect 3. O il 2 comunque, la serie di Mass Effect comunque. Perché è una serie molto bella, anche se ha comunque i bug del genere e a volte ti disperde un po' come trama. Comunque è una trama molto bella e prende veramente un casino come gioco. E nella quarta posizione invece metterei Mortal Kombat 9. Mi è piaciuto un sacco come videogioco. In terza posizione metto Rage, perché è un FPS e gli FPS ultimamente sono molto diciamo usati molto dalle case produttrici e sfornano FPS in ogni secondo. E secondo me Rage è uno dei pochi FPS che si riesce a risollevare dalla media comunque, per ambientazioni bellissime e meccaniche di gioco innovative e una trama ben sviluppata e ben fatta. Al secondo posto invece metto Dark Souls, per chi è appassionato di RPG e role playing games, giochi di ruolo, l'ho detto in tutte le maniere, e perché appassiona quel genere comunque, è un gioco che prende molto, è difficile quindi ti viene incollato allo schermo, e comunque sono 50 ore di divertimento più totale. E in primo posto, ovviamente essendo il mio gioco preferito, metto Dead Space, ma non l'uno ma il 2. Il 2 perché a molti non è piaciuto, ma a me invece ha stimolato molto come gioco, perché innanzitutto hanno messo un personaggio più cazzuto, Isaac Clarke, non più muto, e poi hanno modificato tutte le parti, diciamo, un po' brutte che c'erano nel primo, rendendo il gioco una figata assurda, anche se una gran parte dell'horror che c'era nel primo è andata a perdersi comunque nel 2. Adesso facciamo una cosa un po' diversa. Descrivimi con un aggettivo The Last of Us. Figata assurda. Il prequel Tomb Raider. Grandioso. Il multiplayer di God of War. Una merda. Dark Souls. Difficile. Dead Space 3. Troppo action. Watch Dogs. L'ennesima potenza della figata. Wii U. Inutile. Secondo te i prezzi dei videogiochi sono esagerati? I prezzi dei DLC, i prezzi delle console? Fammi una tua panoramica su questo argomento. Beh, i prezzi dei videogiochi e delle console, sì, sono molto esagerati secondo me. Perché alla fine quello che ti fanno pagare non è il prodotto, ma una serie di tasse. Alla fine il CD costerebbe secondo me sì e no una ventina di euro, ma con tutte queste i trasporti, i prezzi per la conversione nelle lingue e così via, fanno salire esponenzialmente il prezzo dei videogiochi e delle console. Beh, le console forse al lancio sono molto costose, però subito dopo un mese o due cominciano comunque a calare di prezzo, ed è quello il prezzo comunque per una console. Un PC potente che regge dei videogiochi comunque costa molto di più di una console, e è abbastanza conveniente comprare una console secondo me, anche se i videogiochi costano un sacco. E i DLC invece sono una fregatura completa, perché ti danno pochissime cose e come se fosse oro, e te le fanno pagare un casino, te le fanno pagare tipo a volte 30 euro di DLC, oppure dei DLC che sommati insieme solo per un singolo videogioco vanno a costare 150 euro. Ed è una cosa allucinante, perché uno non può godere del gioco completo senza magari andare a pagare prezzi aggiuntivi e cose inutili comunque. Preferisci il single player o il multiplayer? E perché? Assolutamente single player.
Beh, perché il single player dà molte emozioni che il multiplayer non dà. Il single player può avere una trama bellissima ed è un po' come vedere un film alla fine. Mentre il multiplayer è più un ammucchio di persone che si sparano e si lanciano insulti in continuazione. Anche se a me più o meno piace giocare multiplayer in determinati giochi, in altri proprio non lo calcolo neanche. Bene ragazzi, la prima parte dell'intervista a Super Mario 1996 finisce qui, però non vi preoccupate perché presto ci sarà la seconda parte. Continuate a seguirci e ci vediamo. Ciao!